Benvenuti al telegiornale di diregiovani.it. La città eterna apre le porte alla mostra del cinema, ma non solo, sono infatti numerose le iniziative collaterali organizzate nell'ambito della festa. Tra queste Risonanze, un insieme di attività sostenute dalla Fondazione Cinema per Roma, o Atax si gira, una mostra fotografica sul cinema e il trasporto pubblico romano allestita nel foyer della Sala Petrassi. In programma anche numerose presentazioni editoriali allestite presso la libreria dell'Auditorium Parco della Musica. Il telefono del benessere è pronto a invadere il mercato mondiale. Presentato in anteprima a Tokyo dai colossi Entity Docomo e Mitsubishi, il nuovo telefonino si presenta come un vero e proprio personal trainer tascabile. Il nuovo cellulare è provvisto di una serie di sensori di movimento che calcolano lo spostamento e quindi il consumo di calorie. Inoltre, soffiando dentro il cellulare, basta attendere 3 secondi per sapere se è il caso o meno di baciare una nuova conquista. Brad Pitt ha stemmio per i figli. L'occasione della confidenza è stata un'intervista rilasciata al magazine Total Film, a cui Brad Pitt ha rivelato di aver deciso che nella sua nuova vita da papà non ci sarebbero state bevande alcoliche. Circa un anno fa, ha raccontato, avevo bevuto un paio di birre ed ero comodamente sdraiato sul divano di casa. Mia figlia Zara era sul tappeto ai miei piedi a giocare. Forse preso dai fumi dell'alcol, non mi sono accorto che la piccola aveva raccolto un pezzo di ghiaccio caduto dal mio bicchiere e se l'era messo in bocca. Ci è mancato poco che rimanesse soffocata. Da allora ho capito che non è facile essere un buon padre. Continua la preparazione al campionato delle squadre NBA. Tra le tante stelle impegnate sui parquet americani, ce n'è una tutta italiana che si sta facendo notare non poco e che risponde al nome di Marco Bellinelli. Dopo l'ottima prestazione offerta contro i Los Angeles Clippers, il fuoriclasse bolognese dei Golden State Warriors si è ripetuto nell'amichevole contro i lituani dello Žalgiris Kaunas, segnando ben 19 punti sui 107 totali della squadra di Oakland. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. In chiusura vi segnaliamo che è online il nuovo portale di diregiovani.it. Si chiama Arianna ed è interamente dedicato alle donne, con news e un filo diretto con esperti e specialisti. Il sito è raggiungibile dall'home page del nostro portale o direttamente all'indirizzo progettoarianna.info. Buona giornata!